Beh, ci sono diversi motivi per i quali questo appuntamento con le brevi interviste con Uomini Schifosi è un appuntamento al quale io personalmente guardo con grande attesa, grande voglia, grande gioia e curiosità. Intanto il poter dividere la scena di nuovo con Lino Musella, il mio compagno di lavoro in teatro per oltre un decennio. Poi il testo sul quale andremo a lavorare, appunto le brevi interviste con Uomini Schifosi di Foster Wallace, un testo che abbiamo entrambi sempre molto amato. È un testo che ha la capacità di affrontare un tema evidentemente all'ordine del giorno, quale è la messa in discussione della figura del maschio contemporaneo, dell'uomo e del maschio in particolare, e riesce ad affrontare questo tema con l'intelligenza spaventosa, direi, che contraddistingue tutto quello che Foster Wallace ha scritto e ha fatto nella sua vita. È chiaro che essendo un tema all'ordine del giorno c'è bisogno di una critica e di un'autocritica rispetto a quello che è il ruolo del maschio nella società, è qualcosa che serve fare e che serve siano i maschi stessi a fare. E in questo senso siamo felici di prestarci come attori alla penna di un grandissimo genio e di qualcuno che è riuscito a fare questa autocritica a un livello di profondità, di onestà e di intelligenza veramente ineguagliabili. Il terzo motivo è ovviamente la possibilità di incontrare un grande maestro della scena mondiale, quale è Daniel Veronese, un maestro del quale abbiamo tanto sentito parlare in ogni dove, dal Sud America alla Spagna, all'Inghilterra, alla Germania. In Italia è una figura che ancora va scoperta appieno e anche in questo senso siamo felicissimi noi di poter incontrare un maestro così importante e di essere gli interpreti di quello che ci auguriamo sia uno spettacolo che faccia conoscere di più e meglio il lavoro di Veronese in Italia.